questo ambito. Le parole di Francesco come lume nella vita e nella notte della precarietà. La diocesi di Campobasso Boiano tira le somme insieme alla curia di Isernia. Dell'evento del 5 luglio non va sprecata neanche una goccia. Tante allora le proposte che coinvolgono anche le emittenti locali, TRSP, Telemolise e Teleregione, che per Papa Bergoglio hanno realizzato una diretta unica a reti unificate che ha raccontato i passi del Papa venuto dalla fine del mondo in una terra che aveva bisogno di rinascere. Le parole dunque si parte da quelle. Tanti posti di lavoro potrebbero essere recuperati attraverso una strategia concordata con le autorità nazionali, un patto per il lavoro che sappia cogliere le opportunità offerte dalle normative nazionali e europee. Vi incoraggio ad andare avanti su questa strada, che può portare buoni frutti qui come anche in altre regioni. Questa è la libertà che con la grazia di Dio sperimentiamo nella comunità cristiana quando ci mettiamo al servizio gli uni degli altri, senza gelosie, senza partiti, senza chiacchiere. Camminare, ciò indica andare verso qualcosa, perché uno può muoversi, ma non essere un camminante, essere un errante che gira per la vita. E la vita non è stata fatta per girarla, è stata fatta per camminarla, e questa è la vostra sfida. La misericordia, l'indulgenza, la remissione dei debiti non è solo qualcosa di devozionale, di intimo, un palliativo spirituale, una sorta di olio che ci aiuta a essere più soavi, più buoni. No. È la profezia di un mondo nuovo. Sono alcuni degli insegnamenti che il Pontefice testimonia con l'esempio e che Monsignor Giancarlo Bregantini ha intenzione di rendere patrimonio della comunità molisana. Bisogna gustare l'evento, gustarlo prima ancora di razionalizzarlo, cioè sentirlo dentro, farlo vibrare nel cuore, farla emozione. Poi l'esperienza meravigliosa di dettare dal cuore nostro una speranza che divenga studio dei testi che lui ci ha dato. Terzo elemento, trarre le conclusioni. Oggi vanno a Roma per il patto per il lavoro e meno male, li porteranno il discorso del Papa all'università e diranno: caro Renzi, questo è ciò che il Papa ci ha detto a noi, ma l'ha detto anche a te. E a proposito del patto per il lavoro e della questione profughi, per il vicepresidente della giunta regionale Michele Petraroia, agenda intensa quella odierna per incontri con diversi esponenti del governo Renzi. Alle 14 nella conferenza degli assessori regionali alle politiche sociali ci sarà il summit con il sottosegretario al lavoro Franca Biondelli per verificare gli impegni, i provvedimenti urgenti ed i programmi sulle politiche per la famiglia e sul contrasto alla povertà. Alle 16 poi ci sarà l'incontro con il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi sull'area di crisi e sul patto per il lavoro al fine di acquisire ogni orientamento utile a rilanciare il distretto produttivo Boiano-Isernia-Venafro con investimenti sulle imprese vincolati alla riassunzione dei lavoratori della GAM e dell'ITR. Dalle 17 infine è previsto il confronto con il coordinatore nazionale della conferenza degli assessori alle politiche sociali Loredana Rambaldi
Baudi, il vice coordinatore della conferenza Teresa Marzocchi, il sottosegretario al Ministero dell'Interno Domenico Manzione, per esaminare il protrarsi della gestione dei flussi di profughi che stanno determinando disagi e criticità sui territori. In Molise ad oggi sono 501 i rifugiati presenti tra Casa Calenda, Sepino, Ielsi, Vinchiaturo, Petacciato, Campobasso, Monte Roduni, Rocca Ravindola e Macchia Godena. E ancora